per lunedì prossimo. Rieccoci qui per la seconda parte della nostra rubrica Dillo Emiliano. In studio l'assessore welfare del Comune di Bari, Ludovico Abaticchio, pronto a rispondere alle vostre domande allo 0850199998. Dove è possibile, perché chiaramente qui ovviamente non può si essere un spazia. Tuttologo, però le domande su welfare sicuramente si saprà rispondere e bene. riusciamo a Allora, parliamo appunto di welfare. Abbiamo detto già anche nella puntata che abbiamo realizzato al Forum, abbiamo parlato della spesa dedicata al welfare, una spesa che con tanti sacrifici si è riuscita a mantenere intatta almeno per quest'anno. Prendiamo una telefonata e poi parliamo dei fondi destinati a questo segmento. Pronto? Pronto. Buonasera. Buongiorno, buonasera. Auguri passati, Alessandro. Sono Sabino da Bari. Ah, grazie Sabino, auguri anche a te, sì. E anche all'assessore Battito. Auguri anche a lei passati. Assessore Patecchi, io vorrei chiedere un favore, ma come mai che a Piazza Massari i lavori hanno terminato? Non si fanno più i lavori a Piazza Massari? Perché quello del giornalaio, Carluccio, mi ha detto a me, Sabino, dice, come mai che questi lavori hanno terminato? Ma è possibile che a Piazza Massari un giardino non si deve fare ancora? Stiamo arrivando, come si chiama, nel periodo d'estate e il giardino sta ancora così, non si deve aggiustare. Primo, secondo, per quanto riguarda il fatto della precessione dei misteri, è diventata una cosa vergognosa, perché le persone si mettono tutti addosso quando noi facciamo la precessione. Queste precessioni devono stare le transelle, come sta San Nicola, come sta la Caravella. Si deve fare una precessione più seria, non una precessione dei pagliacci. Va bene, assessore. Grazie. La processione, quindi, che non dipende dal comune di Bari, ma al massimo l'ordine pubblico può essere importante, ma dipende dalle varie confraternite più la Chiesa che la fa. Poi sui giardini di Piazza Massari, ma i giardini di Piazza Massari lo stanno aggiustando, cioè era una cosa ormai diciamo neanche più percorribile. Poi capisco che il proprietario dell'edicola abbia necessità che si faccia presto perché ha diritto a vendere i suoi giornali e a fare il suo lavoro, ma che si debba dire che non si stanno facendo i lavori mi sembra. Quel giardino verrà aggiustato e sarà adesso un giardino percorribile, fruibile dagli anziani, dai bambini, dalle mamme, dai nonni, quindi c'è un po' di pazienza perché non è che queste cose si fanno, però si sta sistemando quel giardino, io lo vedo che stanno... No, più che altro non vorrei che magari durante le giornate di pioggia è normale che ma i lavori è chiaro si che poi ci sono, poi capisco che poi ci sono delle legittime esigenze di chi vuole utilizzarlo, ma se prima ci si lamentava perché era un giardino che non era più percorribile perché si inciampava, si cadeva, adesso lo stiamo sistemando, abbiamo tolto anche l'area parcheggio per poterlo migliorare, cioè ci sono delle iniziative fatte dall'amministrazione, credo che dobbiamo avere il buon senso di aspettare, si sa tutti che quando si inizia un lavoro ci sono dei problemi anche in via facendo si possono trovare delle difficoltà, ma credo che sarà un giardino al più presto fruibile, quindi insomma rasserenerei il signor Sabino, credo che si chiami, no? Sì. Che ha telefonato, e anche l'edicolante che giustamente penso che abbia necessità di poter riprendere la propria attività legittima. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Alessandra, sono Luigi, chiedo scusa. Sì, ma prego. Prima mi è rimasta una domanda, volevo dire all'assessore, siccome l'altro giorno è stato inaugurato, almeno per quanto leggo, il CPT presso il quartiere San Paolo, che è tutta questione cardiologica di cui noi di una certa età abbiamo necessità, non hanno indicato nessun numero telefonico per poter contattare, per poter prenotare una visita, per poter... Adesso vi spiego. Possibile, non so, tramite telebari saperlo. Sì, sì, adesso vi spiego perché grazie, purtroppo, grazie per questa domanda, purtroppo il CPT al San Paolo, qualche giornalista non ha, con tutto il rispetto, non ha compreso e ha parlato di inaugurazione. Quel CPT, quel centro polifunzionale territoriale, che è nato esattamente 4 anni fa, quando io ero assessore all'urbanistica, e lì fu realizzato il distretto sanitario del quartiere di San Paolo, cioè nella piazza nuova del quartiere di San Paolo. E poi 10 medici di famiglia si sono messi in società, come previsto dal contratto regionale, e hanno realizzato questo centro polifunzionale, che svolge attività di altre attività speciali, tipo il cardio online e altre cose, che sono attività previste all'interno di quella struttura. Ma non è stato inaugurato l'altro giorno. È stato realizzato 4 anni fa ed è il primo centro in Italia meridionale, che è stato fatto a Bari, e scusatemi, con l'accordo tra l'assessore del Comune di Bari e io che ero assessore urbanistica, la ASL
e diciamo, questi medici di famiglia che insieme hanno realizzato questa formula di assistenza H24, ore 8, ore 20. Adesso piuttosto la ASL dovrebbe intervenire nei confronti di un'area medica, in particolare c'è un sindacato che si sta opponendo, affinché lì, sindacato medico, affinché lì venga realizzata anche la guardia medica H24. Ma lì non è un centro di pernotazione come il distretto sanitario. Quello di distretto sanitario è una cosa dove può utilizzare il servizio. Quello sono 10 medici di famiglia che messi insieme, diciamo, dalle 8 di mattina alle 8 di sera fanno attività continua e ognuno a turno assiste le persone che vengono. Quindi è un processo innovativo, molto, molto diciamo, attuale e moderno, ma che va realizzato 4 anni fa. Lo dico ancora perché sembra quasi che sia stata la scoperta della panacea. Tant'è vero che è andato Nicky Vendola, credo, con l'assessore Gentile, ma ecco già perché si è parlato di inaugurazione. Dobbiamo dire che ci sono dei filmati, non per fare concorrenza, ma credo che spesso lo abbiamo anche riportato tra le norme, filmati dove con l'assessore allora Tommaso Fiore, con il sottoscritto, il sindaco e anche il dottor Franco Bux dell'Ares, fu inaugurato 4 anni fa e quindi la stampa in questo caso ha dato, diciamo, non ha compreso che quella visita che è stata fatta dall'assessore Gentile e da Michi Vendola è stata una visita, diciamo, di verifica del funzionamento e hanno scoperto improvvisamente che in questa città esiste un servizio integrato che è il primo in Italia meridionale, forse è il secondo dopo l'Emilia Romagna e che insomma noi non siamo secondi a nessuno, questa comunque è la verità. Comunque l'assessore, per chiarire, ci si può rivolgere chiaramente chiunque. Ma quelli sono medici di famiglia, è come se il signor Luigi abbia il suo medico di famiglia che sta in gruppo. A San Paolo ci sono questi 10 medici di famiglia che si sono messi insieme. Esiste questo servizio a Carrassi, un altro a Poggiofranco, cioè sta nascendo questa nuova formula dell'assistenza che è importante perché permette di poter assistere fino alle ore 20 o alle 19, cambiando, ruotando i medici che possono assistere anche i pazienti dell'altro medico che è in società. E poi dalle ore 20, nei giorni feriali, inizia la guardia medica e nei giorni prefestivi della sabato c'è sempre la guardia medica. Quindi il servizio è un servizio integrato, è innovativo. A San Paolo, al quartiere di San Paolo, tanto ho vituperato il quartiere di San Paolo, la città di Bari ha realizzato questo tipo di servizio che è, insomma, all'ultimo convegno che c'è stato sulla medicina del sud, fatto a Bari, dove Telebari è venuto a fare delle interviste, dove c'era la Gentile ha visto che c'era, il suo esordio come assessore alla sanità, ha visto che c'era questo servizio ed è stato richiamato a livello nazionale. Quindi purtroppo questa Telebari insieme ha dato un buon risalto a questo tipo di attività. E le cose buone purtroppo in questa città non vengono diciamo, ben messe in evidenza, piacciono più le cose negative, ma fa parte dell'ultimo costume, dell'ultima moda. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, ciao Alessandra, sono Michele. Ciao Michele, buonasera. Ciao, niente, per dire solamente che giustamente hai fatto il tuo lavoro, però senza... Perché... Che Dio, buonasera Assessore. Buonasera. Michele Fisone, il ragazzo che è sposato con una ragazza giovane che ha problemi di salute e cerca una casa. Perché loro sì, quello che c'è una casa grande e cerca una casa a picco per cambiare ricordo. Credo che lei abiti in una casa abbastanza grande, non ce la fa perché per gestire il rapporto con la sua signora. Abbastanza grande perché è buona per una famiglia che veramente sì, lei lo disse. Però cioè anche per quanto riguarda la pesantezza dell'affitto, perché è veramente pesante. Eh beh sì, soprattutto per quello. E mi sto veramente dando da fare perché giustamente non vedendo alcuna risposta. Giustamente, come hai detto tu, mi hai scritto sulla pagina di Facebook, Alessandro, non voglio passare avanti a nessuno, non voglio che nessuno mi faccia passare avanti perché, lo ripeto, potrò dire mille volte, ci sono persone più molte disagiate di me, però la casa è un diritto dove uno può fare un futuro. Yolanda, sono quasi 2 settimane che sta ricoverata. Ha avuto una cosa abbastanza grave, vabbè, questo non giustifica che io debba avere per forza la casa popolare, però sto andando a mari e monti a trovare veramente un'altra casa in affitto, ma... Io avevo indicato di rivolgersi al SUNIA, però... Sono andato, ho telefonato, ma mi hanno detto che non mi possono aiutare. Voglio capire un po' qualcuno come si deve
muovere e quali sono le risposte, perché sto veramente cercando di trovare qualcosa, ma cioè, gli affitti privati sono andati a San Paolo, dove stanno costruendo le case nuove vicino all'ospedale, mi hanno chiesto 3 mesi di cauzione a 500 euro, 3 mesi di cauzione, 1 mese anticipati, 1 mese all'agenzia, cioè sarebbe la bellezza di 2.500 euro, ma uno come fa? Almeno dicendo, tu la casa popolare non la puoi avere perché c'hai un reddito, mi sta bene così, ma almeno dire, Michele, questa è la soluzione, ti possiamo dare questo immobile, pagare 300, 400, 500 euro, quello che sia, non lo so veramente più quale strada. Nel nostro silenzio, nel nostro dolore, fra 2 o 3 giorni che mi chiama l'affittuario, vai a pagare 630 euro di affitto. C'ho 2 mesi di condominio arretrato e l'acqua, cioè è veramente una, lo dico nuovamente, non voglio passare, non voglio avere mano da un assessore oppure non so più che cosa dire. Vediamo un po', grazie Michele, grazie per il tuo intervento. La trasmissione che facevamo l'altra volta sulla questione dell'housing sociale in parte rientra anche in questi problemi. Mi faccio fare gli auguri alla signora Yolanda, perché mi ha detto che si è ricoverata, quindi non conosco la coppia, però ne ho sentite, mi sono trovato spesso. Niente, il problema è che anche nell'ambito del privato, lei sa di me, molti privati adesso temono anche dare in fitto le case. Ma il Sunia non può dare delle indicazioni? Ma il Sunia ha il diritto degli inquilini, insomma, cioè, per cui non è che non fa, diciamo, la ricerca degli appartamenti dare in fitto. Sui siti internet si possono trovare, poi io so che, per esempio, dalle parti di San Girolamo, del quartiere San Paolo, anche nell'area, diciamo, di Iapigia, stanno nascendo nuove forme. Ma i fitti credo che siano quelli. Diciamo, chiunque fosse in ascolto, se avesse una casa non troppo grande, diciamo ponendo un tetto massimo di 400 euro, che immagino sia più sopportabile per Michele che ha chiamato, insomma ce lo faccia sapere a questo numero, magari lo mettiamo in contatto. Ecco, lanciamo un appello attraverso la nostra televisione, chissà che non ci sia qualcuno disposto. Le graduatorie per le case popolari faranno parte di quel percorso delle leggi che sono previste dalle leggi, poi in apporto al reddito. Infatti io lo scrivevo anche a Michele, cioè non si può chiaramente garantire un diritto di prelazione a qualcuno piuttosto che sì, un altro, ci saranno se non punteggi, indicato nei criteri della punteggi legge. E criteri, però diciamo è chiaro, tutto è collegato al reddito, al criterio, al punteggio. È comunque la legge che definisce i criteri che garantiscono appunto un diritto di prelazione. Allora, chiunque fosse in possesso di una casa da affittare, dicevo, non troppo grande, con un tetto massimo di 400 euro per l'affitto, principalmente nei pressi del Policlinico, anche per esigenze di logistica, visto che appunto la signora Yolanda ha dei problemi di salute, ce lo faccia sapere al numero di redazione, saremmo lieti insomma di trovare una soluzione alternativa, visto che non riusciamo per il momento.